Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Tech Vape. Allora, oggi andremo a provare la serie dei Fruits. Sia quella un po' più vecchia, sia quella no fresh. Ma prima di tutto, sigla. Bene, chi non conosce i Fruits, extra fresh, limone ribes nero, mango, limone, arancia, mandarino e cola meno. Ovviamente sono tutti liquidi della eLiquid Friends. Ecco, se giriamo il pacco lo vediamo, che ci ha gentilmente dato i loro pacchetti di prova per la stampa. Ecco, ci siamo sentiti veramente onorati. Ma andiamo ad aprire. Prima di aprire, aspetta, ve lo faccio sentire per bene. Questa è una cosa bellissima da sentire. All'interno cosa abbiamo? Ma vediamo all'interno come sono fatti, perché non lo sappiamo nemmeno noi in realtà. Allora abbiamo liquidi, tanti liquidi. Allora abbiamo una boccia gigante di... aperta tra l'altro. Sapete, madonna. Ah, ce n'è rimasto un altro. Vabbè, siamo rimasti coglioni. Allora, da come iniziamo? Intanto iniziamo a raccogliere. Benissimo ragazzi, allora, come primo liquido prenderemo in... Cola e mela ice. Cola e mela, intanto lo andiamo alla prova di svapo. Subito così a dritto, perché tanto l'abbiamo già assaggiato. Top! Mamma mia. I francesi fanno sti liquidi strani. Sì. Cola e mela. Cola. Guarda che se sa di Pino Silvestra come quell'altro... Cola e mela, sta a vedere, Pino Silvestre e mela. Nuovo aroma per la macchina. Buono? Freddissimo. Come freddissimo? Madonna santa. Non bestemmiare. Personalmente sento solo la cola. Oddio, effettivamente la mela si un pochettino alla fine arriva. È gelato, la prima vampata è gelato. Ma è freddo da morire. Però è buono. Non mi piace, a me i mentoli si piacciono. Buono, ma per mal di gola? Ma è la sembra veramente buonissima. Sa di Pino Silvestre con la mela? No, sa di cola mentolata, ma la mela poco. No, però come il liquido, la Coca-Cola che presi te. È a gusti, ragazzi, ti deve piacere. Come la cola, è la stessa Coca-Cola che avevi comprato te. Ti ricordi che sapeva di Pino Silvestre? Mamma. Ora, questo dovrebbe essere per forza buono, perché è il crazy mango. Quindi mango gelato. Più gelato di questo? Anche i francesi hanno fatto la loro versione dell'orni mango. L'odore sembrerebbe. Oddio, come mi ha stasato la bocca. Drippiamo il crazy mango. Drippa. Che è anche facile, non vi diciamo cosa ci ha detto perché è facilmente intuibile, giusto? Ma no, questo mi sembra che è l'ornimango. È ornimango? Leggermente diverso il gusto del mango, è meno maturato, però sì, ricorda tantissimo l'ornimango. È meno non è fresco fresco come l'ornimango. Sì, perché qui non c'è la colata, secondo me. Qui hanno messo menta, extra menta. No, infatti, però al posto dell'ornimango. Sentite quel retrogusto di xilitolo in gola, menta dentro. Sì, però dai. No, è buono. È meno aggressivo dell'ornimango. Sì. Per chi non piace quel gusto dell'ornimango molto aggressivo, questo fa il caso vostro. L'ornimango, ragazzi, l'ornimango svita anche bulloni, eh. Io ve lo dico perché. Cioè, da quanto passiamo al prossimo. Cos'è? Lime, arancia e mela. Questo deve essere buono. E mandarino, scusatemi. Ah, è mandarino? No, certo, tutta sta mela, ragazzi. Lime, arancia e mandarino. Drippa. Let's drip. Dai. Se c'è i polmoni freddi, gelati. Capito, sono vecchio, non sono più abituato a queste cose. Allora, si sente il lime all'inizio, l'arancia... l'amarognolo dell'arancia alla fine e il mandarino lo sentite mentre buttate fuori in realtà. Allora è buono, perché per carità questo è buono, ma porca puttana come ti È freddissimo. Siamo a vista al Polo Nord. Non lo svapate, ma... questi sono d'estate, sì, ragazzi, queste sono cose estive. Madonna ragazzi, oddio, però il lime lo senti, il mandarino quando butti fuori alla fine senti l'amarognolo, l'agrodolce, sì, l'amaro dell'arancia, ecco. È buono, ma porca troia. Io mi faccio un'altra trippata, voglio essere stato masochista, quindi che è questo? RNM, ora per favore ditemi, secondo voi, no? Io che cazzo capisco con RNM? Ok? RNM, allora, ribes nero con mango. Vedi, c'è scritto, sono intelligente.
No, sì, io sono intelligente perché sono andato a vedere. Ribes nero con mango, perché francesi mi piace fare ste cazzate. No, 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 questo non mi piace, lo dico già da ora. Perché? Perché c'è il ribes nero. Ah. Già l'odore. Ma io, mi preparo, eh. Vai. Io mi devo soffiare il naso, scusatemi, ma... Tu vai, stai fermo, vieni qua. Allora, a me... No, questo no. Però sta stasato, eh? Questo no. Questo proprio non è una accoppiata che... Scusatemi, eh. Sa di formaggio. Il Liquid Friends. Questo sa di detersivo. Cioè, gli altri buoni, ma questo no. Ribes nero e mango, lasciatelo stare. Sa di formaggio. È veramente schifoso. Sa di formaggio fresco. No. Sa di formaggio fresco. Se gli altri vi dicevo, provate prima di acquistare perché non so se vi possono piacere, questo lasciatelo proprio stare. Questo è formaggio fresco. Svapa, siccalo, va. Madonna. Ora abbiamo un problema, perché questo è Ice M. Che cazzo è Ice M? Non c'è scritto. È limone e ghiaccio. Diamolo per buono che è Ice M. Ora lo proveremo e vedremo che cos'è. Ice M? Non mi sembra buono. Allora, è ice e ghiaccio. È ice menta, puoi dire che è ice menta. È menta. È menta? È menta, ragazzi. Dall'odore in menta, è proprio lo sciroppo alla menta. Eh no? L'odore dello sciroppo alla menta. Questa è menta fredda. È menta fredda. Poco buono, tipo come le caramelle Polo? Sì, più o meno. Aspetta, Dacci. Alla fine del video sarò morto. Mamma mia, è bene che ce ne abbiamo un'altra busta da aprire. Buono. È buono perché sa di menta, allora ci gruppo, però cazzo. Questo stasa? Fammi provare. Minchia, quando siete raffreddati. Va bene. Oh! Oddio mio, la gola. Stop. È buono, eh! È veramente buono! Oh. Questo sa veramente riuscire un. Questo da in testa! Oh. C'è presente le golia! Ecco! Ragazzi, se avete mal di gola, se menta, la neve li fa un. Allora, ragazzi, questo forse è il migliore che mi è piaciuto di più. La menta gli fa una sega, ragazzi, il ghiaccio gli fa una sega a questo, mamma mia! Sono morto! Te, eh! Oddio, vabbè, ascolta, andiamo su quell'altro, basta. Fermo, non so come finire, c'è ancora un altro. C'è ancora? Oddio! Io ho bisogno un attimo. Scusate, sono sconosciuto un attimo fuori da crescere per bere un goccio d'acqua. Perché... Oddio. No, io non ce la faccio a bere il goccio d'acqua. Non lo fare, non lo fare. No! È peggio. Lime ribes nero. Vabbè, io faccio il segno della roce. Non mi piace perché io mi faccio il segno, io mi faccio già il segno della roce. Della roce si fa, si muove la roce. È Renzi, di. No, Renzi lascialo fa. Ecco. Oh, Lime, se non rimane il ribes nero, è una coppiata buona. Cioè, sì, ok, va bene. Allora, vediamo Nick che dice. Già ci sta meglio lime ribes nero. Ma fare lime ribes nero e mango, no. Ragazzi, questo non sa di formaggio. Non sa di formaggio fresco. Buono. E questi li abbiamo provati. L'extra man. Mi è andata la testa sto libro. Vabbè. L'extra mint l'abbiamo provati. Ora proviamo la nuova serie. La serie No Fresh. Sono quelli non freschi, non freddissimi. Allora, aspetta, io faccio io. Lo apro e l'avvicino, per favore. E vediamo cosa c'è dentro questo bellissimo pacchetto. Sì, ok, l'ho aperto, ma siamo. Diamo un golaggine di Nick. No, aspetta. Momento serietà. Tanto qui vedete il timer per quanto ci impiega ad aprirlo, eh. Passa il tempo passa. Fatti i cazzi tuoi. Giro, giro tondo, casca il mondo. Ce l'abbiamo fatta, Nick ha avuto il suo successo. Allora abbiamo la boccia grande, che la boccia grande è quello forse migliore, però abbiamo piccini piccini da provare. Sì. Tanto la boccia grande è la stessa di quelli piccini.
Piano, il televisore costa. Ok, no vabbè dai. Sono tre liquidi. La nuova serie è composta da tre liquidi. Fruise No Fresh ritrova i sapori fruttati dei Fruise senza l'effetto fresh. Abbiamo il Crazy Mango, il Bloody Summer e il Citron Orange e Mandarino. Quindi limone, arancia e mandarino. Ok. Senti, proviamo il Bloody Summer, perché te l'hai provato e te è garbato. Bene, proviamo il Bloody Summer. Bloody Summer perché ha questo colore, non so se lo vedete. Arancione. Ma è arancione, ok. È buono, io lo ce l'ho a casa, l'ho preso una boccia da 60 e ancora è lì, è piena. Non si sa bene di che cazzo sappia. No, è buono. Buono per carità, però non so di che cazzo sappia. A me è piaciuto. Non è freschissimo, freschissimo. No, questi non sono freschi perché sono in fresh. Lo fresh è una nuova serie della Fruise. Sembra ci sia. È speziato. Non riesco a capire bene cosa c'è. Però a me è piaciuto. A me è piaciuto, infatti ce l'ho anche a casa. È buonissimo. L'ho comprato. Prendete per quello che vi diciamo, cercatelo su internet. Ha il suo perché è speziato. Sembra molto uno Jägermeister, se vi devo dire la verità. Non sì, dite perché. Però è buono. Buono. Passiamo al prossimo No Fresh, il lime, arancia e mela. Non lo so. L'avevo detto prima? Sì. Ah, arancia e mandarino. Arancia e mandarino. Vedete, è lo stesso di prima, però No Fresh, per chi non piace il fresh. Il fresh, il trash. Proviamo. C'ho ancora la menta dietro. Okay. È lo stesso identico, però sempre lime all'inizio, mandarino nel mezzo mentre svapate e l'arancia finale della mano, però senza quel gusto freddo, quindi questo è più invernale, se mi è buono, è buono. Passiamo all'ultimo, il Crazy Mango, che l'abbiamo provato prima in versione fresh, sperando che questo non sia molto fresh, però ecco, il Crazy Mango forse in versione non fresh non lo vedo molto come una... vabbè. Questo è buono. E l'orni mango senza la colada. Se vi piace solamente il gusto del mango, forse questo è anche più buono di quello con la colada, devo dire, perché si sente molto meglio il mango rispetto al fresh, che alla fine vi stappa tutti i sapori, non sentite più un cazzo. No, questo è buono, dai, non è aggressivo. È un oldese se vi piace il mango. Bene ragazzi, allora abbiamo visto la serie Fruise Fresh, extra fresh, quello alla menta ragazzi è buonissimo, dovete provarlo solamente per esperienza personale, e poi abbiamo il No Fresh, che sono una nuova serie di Fruise. Beh, abbiamo detto tutto, iscrivetevi al canale YouTube, Facebook, Instagram, al gruppo Karatsvapo, lasciate un like, un commento ci fa sempre piacere e mi raccomando ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.